Tu non puoi cominciare una nuova vita con me? Ma cosa... Cosa vuoi dire? Hai cambiato idea? No, non vuoi più andartene? Tu intendi rimanere qui? Non partiamo più insieme? Sì. No, cioè, sì, ma... Ho bisogno di pensarci. Per ora non me la sento. Vuoi dirmi perché? Hai rifiutato il posto a Francoforte. Avresti almeno potuto parlarmene. L'ho fatto perché volevo più tempo e non potevano darmelo. Ottimo! E così hai deciso di mettermi davanti al fatto compiuto e hai distrutto la mia speranza, la mia vita. Perché non è un fatto compiuto che tu sia sposata? Oh, basta con questa storia, per favore! Io non mi sono affatto sposata! È stato un gioco, una messa in scena, non so più come spiegartelo! Hai detto sì a Lars Hoffman, che vuoi spiegarmi? Sì, ai Caraibi, al tramonto, su una bella spiaggia bianca, un santone voodoo, lo capisci? Tu pensi che non abbia valore? Forse non per la nostra legge, ma per voi due ne ha. Aspetta un momento, per favore, fermati! Sì, è stato molto romantico. Ma ha smesso del tutto di esserlo quando ho scoperto che Lars mi tradiva, te l'assicuro. Lo vedi? È chiaro, sei ancora ferita. Lars sa di aver fatto un errore e adesso vuole riaverti perché ti ama ancora. Sì, ma io non lo amo invece. Io amo te. Dal primo momento che ti ho visto, lo sai bene che ti amo. La storia con Lars è finita, credi? Sì, certo, perché lui ti ha fatto del male. E se hai il potere di ferirti, significa che tu ne sei innamorata. Ti sbagli. È vero, lui mi ha ferita una volta. Ma ora ha perso il suo potere. Perché adesso tu e io ci amiamo. E non esiste nessun altro. Che questa storia di Lars sia solo un pretesto. Per cosa? Credo che tu non volessi affatto partire con me. Ma stai scherzando? Che cosa dovrei pensare? Se fossi sincero, dovresti ammettere che è così, almeno con te stesso. Che sciocchezze. Allora, coraggio, dimmi perché. Credevo avessimo fatto un passo avanti. Ho sempre avuto dei buoni motivi per rimanere. Già. La malattia di mia madre, l'incidente di Katarina. Motivi che ti hanno decisamente fatto comodo. Come questo matrimonio, che non è un matrimonio in realtà. Tu hai sempre cercato delle scuse. Laura, ero pronto a sconvolgere completamente la mia vita per te. E ora vengo a sapere che sei sposata. Non è un buon motivo per riflettere sulle mie decisioni. Sei ingiusto e lo sai. Tu eri fidanzato eppure all'inizio non mi avevi detto niente. Ma ti conosco da 6 mesi, Laura. La messa in scena in spiaggia è avvenuta tanto tempo fa, non aveva senso parlartene. Stupendo, chissà quante altre cose mi hai nascosto. Alexander, noi due ci amiamo. Sì. Ma ora tu non ti fidi più di me, eh? Sì. Già. Se la pensi così... Accidenti. Sì? Mi scusi, non voleva sistemare la questione delle tasse dell'ultimo trimestre? Che cosa crede che stia facendo? Senza questi? Grazie infinite. Oggi non ci sono con la testa. Senta, mi perdoni se sono invadente, ma qualcosa non va? Lei mi conosce bene. Sono qui da tanto tempo ormai. Potrebbe darmi qualche consiglio, forse. Prego, vuole sedersi? Sì, volentieri. Di che si tratta? Mi sembra molto confuso. Deve essere una questione d'amore. Se non c'è sincerità fra due persone, un rapporto non può durare a lungo, vero? Beh, per come la vedo io, no. E quando qualcuno per tanto tempo tiene nascosta una cosa importante... Non merita la fiducia dell'altro. Credo che questo dipenda in gran parte dalle circostanze. Cioè? Cioè se si teme di ferire profondamente chi si ama con le proprie parole, allora in questo caso è meglio tacere. Sì, ma se qualcuno mi nasconde una cosa di proposito, come faccio a sapere se mi posso fidare di questa persona? Io penso che dovrebbe ascoltare il suo cuore. Lui le dirà la cosa giusta da fare. Già.
È una cosa strana. Chissà perché riesco a parlare così bene con lei. Molto meglio che con mio padre, per esempio. Lei è... è quasi come un figlio per me. Sì, ma solo quasi. Per questo ci capiamo. Ma credo che non potrò seguire del tutto il suo consiglio, perché devo mantenere un po' di distanza, capisce? Sì, certo. Forse fa bene. Ora mi scusi, ma è meglio che torni al lavoro. Sì. Alphonse. Grazie. Di niente. Insomma, non so proprio come fartelo capire. Alexander non è altro che un vigliacco. Tania. Beh, l'hai detto tu che quando la cosa si fa seria, lui se la squaglia. Sì, ma non è semplice nemmeno per lui. Non ci posso credere, lo giustifichi pure. Quel maledetto matrimonio sulla spiaggia non significa assolutamente nulla. E certo, per questo non gliene hai parlato, avrei fatto la stessa cosa. Esatto. Sì, ma lui non ti crede, purtroppo. Quel tipo è fuori di testa, ha una vaga idea del male che ti sta facendo. Comunque sono contenta di aver avuto questo grosso ordine. Almeno lavorando così tanto mi distraggo un po'. Te l'ho già detto un sacco di volte, ma adesso lo penso sul serio. Devi lasciare perdere, Alexander, ora basta. Ma non puoi farlo, vero? Non posso e non voglio. Sai una cosa? Io penso che forse Lars ha ragione. Ah, per favore, da quando in qua Lars ha ragione? Beh, normalmente no, è chiaro, ma in questo caso sì. Non capisco, che vuoi dire? Che fra tutti i tuoi uomini lui è quello che ti conosce meglio. Ed è convinto che non sarei mai felice con Alexander. Oh, certo, già, e tu lo stai anche ad ascoltare. E perché no? Di sicuro adesso non sei felice. Che cos'hai lì? Ah, un po' di fatture. Grazie. Cerchi di mettere un po' di ordine nel caos prima di sparire? No, non sparisco. Certo che no, te ne vai alla luce del giorno senza alcun mistero. Rimango. Ho ancora delle cose da chiarire. Ad esempio, se il suo ex è ancora suo marito? No, ti prego, smettila, eh. Io la manderei al diavolo se fossi in te. Robert, abbiamo già chiarito la questione. Sì, ok, ok, io voglio solo il tuo bene. Se permetti, io avrei qualche piccolo dubbio. Ah, me ne vado. Scusa, non volevo. Ma sai, se pensa a quello che hai fatto al negozio... Dobbiamo parlarne ancora. Ho sbagliato e mi dispiace. Io volevo solo darti la possibilità di liberarti di lei. Che ci posso fare se non sfrutti le opportunità che hai? Scelgo da solo quali opportunità sfruttare. Ti ringrazio. Prego, mio adorato fratellone. Ciao. A quest'ora dovremmo essere a preparare i bagagli e fra poco sull'autostrada. Diretti a Francoforte. E invece, mio Dio, non avevamo mai litigato così. Ma può anche succedere quando ci si ama. E io amo Alexander più di qualunque altra persona al mondo. Ma il fatto che ci amiamo purtroppo non significa che potremo essere felici insieme. Alla fine Lars aveva ragione, proprio Lars. Se solo non fosse mai venuto qui...